Buon pomeriggio bambini e ben ritrovati nella mia soffitta. Io mi ripresento, sono Alessandro Ramin e anche oggi sono qui per condurvi nel meraviglioso viaggio del Mago di Oz. Vi ricordate l'altra volta? Abbiamo conosciuto i nostri personaggi. Abbiamo conosciuto Dorothy, il cagnolino Toto e lo spaventapasseri. Vi ricordate che insieme lo abbiamo disegnato, colorato, ritagliato. Sono veramente curioso di vedere le vostre piccole opere. Un giorno me le farete vedere, me lo promettete. Ci tengo tanto. Ma oggi ricominciamo il nostro viaggio. Allora, eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti? Sì, Dorothy comincia il viaggio verso la città di Smeraldo per conoscere il Mago di Oz, che è l'unico, secondo la strega del nord, che la può ricondurre nel Kansas dove lei abita. Comincia a seguire piano piano il sentiero dorato fatto di mattonelle gialle e incontra il primo personaggio, il primo amico, che è lo spaventapasseri, che è costretto a stare in un campo di grano con un palo infilato nella schiena e ha un desiderio, un forte desiderio, è quello di avere un cervello. Per essere intelligente, per farsi vedere diverso dagli altri, perché gli altri non credono che lui sia solo un fantoccio di paglia e sia uno stupido. Dorothy gliel'ha promesso lo spaventapasseri. Lo porterà dal Mago di Oz, così anche lui potrà realizzare il suo desiderio. Ma oggi conosciamo il secondo personaggio della storia, che devo ammetterlo, mi sta molto a cuore. Capirete il perché. L'uccellino mi ha detto che domenica pomeriggio verrà trasmesso in questo canale, credo, il Mago di Oz, lo spettacolo del Mago di Oz. E capirete perché questo secondo personaggio che incontreremo oggi a me sta molto, molto a cuore. Comunque, mi preparo, allacciamo le cinture e si parte ancora, no, ancora una volta per il nostro meraviglioso viaggio. Pronti? Quando Dorothy si svegliò, il sole già alto splendeva, filtrando i suoi raggi attraverso il fogliame. E già da un pezzo Toto era uscito a caccia di uccellini. Lo spaventapasseri, immobile nel suo angolo, aspettava. Dorothy si alzò dal giaciglio di foglie e disse: «Dobbiamo andare a cercare dell'acqua». «A che ti serve l'acqua?» chiese il fantoccio. «Mi serve per lavarmi il viso dopo tutta la polvere della strada e per bere, altrimenti il pane secco della colazione non andrà né su né giù». «Deve essere scomodo essere fatti di carne ed ossa», riflette lo spaventapasseri. «Bisogna dormire, mangiare, bere, però un essere umano ha cervello e vale la pena di sopportare tutte queste cose pur di riuscire a pensare come si deve». Uscirono dalla capanna, si inoltrarono tra gli alberi e scoprirono una piccola sorgente d'acqua limpidissima. Dorothy si lavò, mangiò un bel po' del pane secco che restava e si mise a bere. Nel cestino oramai era rimasto ben poco, appena di che nutrire lei e il piccolo Toto per quel giorno. Per fortuna che lo spaventapasseri non aveva bisogno di cibo. Il rapido spuntino era finito e Dorothy stava avviandosi verso la strada lastricata di pietre gialle per riprendere il cammino quando si fermò di botto. Aveva sentito un lungo gemito a poca distanza. «Che succede?» chiese preoccupata. «Non saprei proprio», disse lo spaventapasseri. «Comunque possiamo andare a vedere». Di nuovo il gemito si ripeté. Sembrava provenire da un punto alle loro spalle. Si volsero e, fatti pochi passi nella foresta, l'attenzione di Dorothy fu attratta da qualcosa che
che luccicava tra le fronde illuminate dal sole. Corse da quella parte e si fermò di botto con un grido di sorpresa. Il grosso tronco di un albero era stato spaccato a metà. E lì accanto c'era un uomo fatto di latta con una scura in mano. La testa, le braccia e le gambe erano unite al tronco da giunti snodabili, ma ciò nonostante se ne stava immobile in quella scomoda posizione con la scura alzata, rigido come un bacalà. Dorothy lo guardò sbigottita, e così pure lo spaventapasseri. Toto invece, abbaiando furiosamente, corse ad addentare una delle gambe di latta e subito si allontanò. Si era fatto un gran male ai denti, poverino. Eri tu che ti lamentavi? Chiese Dorothy. Proprio io, rispose l'uomo di latta. Da oltre un anno gemo e mi lamento, ma fino a questo momento nessuno mi aveva sentito e nessuno è corso in mio aiuto. Posso fare qualcosa per te? Disse Dorothy, toccata dal tono desolato dell'uomo di latta. Cerca un ogliatore e ungimi le giunture, bambina. Sono così arrugginite che non posso più muoverle, ma basterà lubrificarle ben bene per farmi tornare come nuovo. Io non ho ogliatori, disse Dorothy. Ce n'è uno sopra quella mensola, nella mia capanna laggiù. Dorothy corse alla capanna, trovò l'ogliatore e tornò dall'uomo di latta che attendeva con impazienza. Poi domandò: da che parte devo cominciare? Dal collo, dal collo, riprese l'uomo di latta. Lei obbedì. Le giunture in quel punto erano talmente arrugginite che dopo averle abbondantemente oliate, lo spaventapasseri dovette afferrare la testa e muoverla e girarla più volte delicatamente finché l'olio non ebbe raggiunto anche gli angolini più riposti. Solo allora, finalmente, l'ometto riuscì a muoverla da solo. «Adesso, per favore, ungimi le giunture delle braccia!» implorò. Dorothy obbedì, ancora una volta con il prezioso aiuto dello spaventapasseri, portò a termine l'impresa. Ora, liberate dalla ruggine che le bloccava, le braccia apparivano come nuove e l'ometto poteva muovere a piacer suo. La prima cosa che fece, con un sospiro di sollievo, fu abbassare la scure e appoggiarla contro un albero. «Finalmente!» esclamò. «Ero in quella posizione quando mi sono arrugginito. E non immaginate che cosa significhi per me sbarazzarmi di quella scure. Ora non restano che le articolazioni delle gambe. Sareste così gentili da aiutarmi ancora? Così sarò proprio a posto!» Dorothy e lo spaventapasseri oliarono accuratamente le giunture delle gambe. Il taglialegna di latta fece qualche passo con cautela, poi più sicuro, e infine si lanciò in una sfilza di calorosi ringraziamenti. Era una persona che sapeva cosa significava la riconoscenza. «Se non foste passati da queste parti», aggiunse, «sarei rimasto per sempre immobilizzato nella morsa della ruggine, inchiodato in questa foresta. Dunque, vi devo la vita e la libertà. Ma ditemi, com'è che siete arrivati fino qua?» «Andiamo alla città di Smeraldo per incontrare il grande e terribile Oz», spiegò Dorothy. «E ci siamo fermati nella tua capanna per passare la notte al coperto». «Perché volete andare da Oz?» chiese il taglialegno. «Io voglio che mi indichi la strada per tornare nel mio paese, il Kansas», disse Dorothy. «Lo spaventapasseri spera di ottenere un po' di cervello al posto della paglia che ha in testa». Il taglialegna di latta riflette qualche istante, poi disse: «Credi che Oz potrebbe darmi un cuore?»
Penso di sì, rispose Dorothy. Non dovrebbe essere più difficile che dare un cervello allo spaventapasseri. Già, hai ragione. Allora, se me lo prometti, verrei anch'io nella città di Smeraldo per chiedere a Oz di aiutarmi. Saremo lieti della tua compagnia, assicurò Dorothy. Da parte sua, lo spaventapasseri si dimostrò molto cordiale. Ma certo, vieni pure! Allora il taglialegna di latta pregò Dorothy di mettere nel cestino l'ogliatore. In caso di pioggia, potrei averne bisogno, capisci? Spiegò. Poi si mise la scure in spalla e si incamminò con i nuovi amici lungo la strada lastricata di pietre gialle. Ben presto la sua presenza si rilevò preziosa. Via via che proseguivano, la foresta si faceva sempre più fitta e rami e cespugli invadevano la strada, rendendo difficile il passaggio. Allora lui impugnò la scure ben affilata e in 4 e 4 8 aprì un varco grande a sufficienza per tutti. Dorothy, pur camminando, era così assorta nei suoi pensieri da non accorgersi che a un certo punto lo spaventapasseri era inciampato in una delle solite buche che costellavano la strada. Il poverino dovette gridare perché lo tirasse su. «Perché non hai evitato la buca?» chiese il taglialegna di latta. «Perché non ho un cervello?» rispose placidamente lo spaventapasseri. «La mia testa è imbottita di paglia, sai? Per questo vado da Oz a chiedergli un po' di cervello. Davvero?» disse il taglialegna di latta. «Beh, in fondo il cervello non è poi la cosa più importante che ci sia.» «Tu ne hai?» volle sapere lo spaventapasseri. «No. La mia testa è completamente vuota. Però un tempo ho avuto non solo un cervello, ma anche un cuore.» «E avendoli provati tutti e due, assicuro che è meglio avere un cuore piuttosto che un cervello.» «Perché? Hai dei motivi per parlare così?» «È una lunga storia. Adesso te la racconto.» E continuando a inoltrarsi nella foresta, il taglialegna di latta cominciò a raccontare. «Mio padre era un taglialegna che si guadagnava la vita abbattendo alberi e rivendendo il legname. Anch'io imparai quel mestiere e quando mio padre morì mi presi cura di mia madre finché visse. Rimasto solo, decisi che era il momento di prendere moglie. Tra le ragazze dei mastichini, in età da marito, ce n'era una così bella che me ne innamorai al primo sguardo. Lei, da parte sua, promise che mi avrebbe sposato non appena avessi guadagnato a sufficienza da costruire una bella casetta nuova dove vivere insieme. Felice, mi misi a lavorare come un matto. Ma quella ragazza viveva con una vecchia, pigra ed egoista che non voleva farla sposare a nessuno, altrimenti chi avrebbe pulito la casa, cucinato e fatto il bucato? Così quella diabolica vecchia andò dalla perfida strega dell'est e promise 2 pecore e 1 vacca se fosse riuscita a mandare all'aria il mio matrimonio. La strega subito lanciò un incantesimo sulla mia scura e un giorno, mentre lavoravo a tagliare la legna come un forsennato per costruire la casa nuova per la mia futura sposa, la scura mi sfuggì di mano e mi tagliò di netto la gamba sinistra. Dapprima mi disperai. Cosa può fare un taglialegna con una gamba sola? Poi mi feci coraggio, mi trascinai da uno stagnino e lo pregai di farmi una gamba nuova di stagno. La gamba funzionava bene e ripresi a lavorare con maggiore lena di prima. Non appena mi ci fui abituato, ma la perfida strega dell'est che mi teneva d'occhio e che ci contava proprio
su quelle due pecore, su quella vacca che la vecchia le aveva promesso, mi fece scivolare di nuovo la scure di mano, e questa volta partì la gamba destra. Senza perdermi d'animo, sostituì anche quella con una di stagno. Poi fu la volta delle braccia. Prima l'uno e poi l'altro. Io, testardo, chiesi di nuovo l'aiuto dello stagnino e mi trovai con due forti braccia di latta. Ma non era ancora finita. Un colpo della scure incantata mi spaccò la testa a metà. E stavolta non so come sarebbe finita se lo stagnino, passando per caso da quelle parti, non si fosse prodigato di costruirmene una nuova di stagno. Convinto di aver sconfitto la perfida strega, ripresi a tagliare gli alberi, sognando quella casetta in cui sarei andato a vivere da sposo felice. Purtroppo non era finita lì. La strega aveva giurato di annientarmi e di mangiarmi arrosto, insieme alle pecore e la vacca. Mi fece scivolare di mano l'ascia ancora una volta e il colpo, violentissimo, mi spaccò il tronco in due parti. Il bravo stagnino mi venne in aiuto ancora una volta e costruì per me un corpo di latta al quale attaccò le gambe e le braccia e la testa che già avevo con delle giunture mobili, grazie alle quali potevo muovermi senza problemi, proprio come prima. Ma ahimè, in quel corpo di latta non c'erano più né cuore né cervello. Perciò il mio amore per la bella ragazza non esisteva più. Non desideravo più sposarla. Credo che viva ancora con la vecchia, aspettando sempre che io vada a prenderla per condurla nella casetta nuova. Poverina. Il mio corpo di latta luccicava al sole e mi riempiva di soddisfazione. Inoltre, non avevo più da temere con la scure, perché comunque non mi sarebbe successo nulla. C'era solo un pericolo, che le mie giunture si arrugginissero, immobilizzandomi. Ma io stavo ben attento, tenevo un ogliatore nella capanna e lo usavo ogni volta che mi sembrava ce ne fosse bisogno. Un giorno però me ne dimenticai. Un acquazzone improvviso mi sorprese in un batter d'occhio e mi trovai con le giunture completamente arrugginite, senza poter muovere neanche un dito. E rimasi così, immobile, in piedi, accanto all'albero che stavo per abbattere, senza nessuno che mi aiutasse. Poi siete arrivati voi, per fortuna! Ma credetemi, è stata un'esperienza terribile ed è durata a lungo, un anno intero. Siccome non avevo niente da fare, ho riflettuto a lungo e ho concluso che la perdita più terribile per me era stata quella del cuore. Quando ero innamorato, mi sentivo l'uomo più felice della terra, sapete? Ma senza un cuore non si può amare. Per questo voglio chiedere a Oz di ridarmene uno. Se lui mi accontenta, tornerò dalla mia ragazza e la sposerò. Dorothy e lo spaventapasseri avevano ascoltato con interesse e commozione la storia del taglialegna di latta. Bene, ora sapevano perché desiderava tanto avere un cuore nuovo. Abbiamo scoperto il secondo personaggio di oggi. Un taglialegna. Era un uomo normale, che voleva sposare una bella ragazza, ma purtroppo è stato vittima di un incantesimo, di una cattiva strega. E adesso il suo corpo è completamente di latta, completamente di ferro. E la cosa che desidera di più è un cuore. Quindi ricordiamoci, lo spaventapasseri desiderava il cervello. L'uomo di latta desidera un cuore. Ricordiamoci tutte queste cose perché adesso dovremo realizzarlo. Quindi state con me perché fra un po' si lavora. Aspettatemi. Ciao.